taglio e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra. Con 24.000 baci, probabilmente Giuda ci avrebbe sterminati. Sentirsi inadeguati, sentirsi uno dei tanti, l'occasione persa fa l'uomo ladro di rimpianti. Rapacinati con l'animo colpevole, denuncia la tua vita per felicità ingannevole. A tutti noi cresciuti dentro camere oscure, dove ogni stronzo mente la verità pure. Siamo qua a Beautiful Disaster, Fedez e Mika qua su Radio Roma Futura. 23:54, come avete sentito appunto i nostri musicanti gossipara, sembrerebbe sbocciato l'amore, ecco che appunto è contento anche il nostro zio Frank, no? È contentissimo. Però andiamo ad annunciare il nostro ospite, il nostro secondo ospite della serata, che tra l'altro ci ha raggiunto qua in studio. Sono contentissimo perché lui è un grande cantautore, ha già fatto un bellissimo CD e lo introduciamo così con questo campanello che è sempre più scatenato, caro Fabrizio, suona il sabato sera. E per fortuna che suona, caro Federico, perché il musicante insomma ci porta grandissimi ospiti ogni serata, insomma è sempre più bravo. Lo addolciamo un pochettino, addolciamo, perché oggi è un po' acido. Arriva il Natale, lui è un po' come il Grinch, odia il Natale. Odia il Natale, ecco. Anche se l'abbiamo fatto vestito da elfo, è bellissimo. E andava in giro così poco fa, l'abbiamo trovato via con la tina. Va bene, allora andiamo ad annunciare il nostro ospite, perché è con noi in studio. Lui è, come dicevo, un grandissimo cantautore e abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Stefano Mignego. Benvenuto Stefano. Grazie, ciao, onore mio, perché poi qua è zona mia, quindi sto a casa, ecco. Ci sentiamo a casa. Ovviamente lui è un cantautore romano, quindi anche lui, come il nostro Giorgio Baldari, gioca in casa, se parliamo così in termini sportivi. Ma andiamo un po' a vedere chi è Stefano Mignego, perché io qua tra le mani ho il piacere di avere il tuo CD, 4 pagine dai 20 anni. Esatto. Ci sono anche delle belle canzoni, vedo In un bicchiere di vino, Ultimo treno, ne sentiremo un paio sicuramente. Ma dimmi un po', Stefano, diciamo la passione per la musica. Come Giorgio, io prima ho chiesto a Giorgio come nasce questa passione per la musica. Guarda, a dirti la verità, neanche mi ricordo, perché cioè, è talmente tanto che ormai suono, cioè, da quando ho memoria più o meno. E mi ricordo che a un certo punto, sai, intorno all'adolescenza, ai primi anni del liceo, vieni a contatto con un certo tipo di musica, musica d'autore italiana, e inizi a... ti colpisce e inizi a fare le stesse cose, prima canti le stesse canzoni e poi cerchi di buttarle giù. Attenzione, prima i te arriva, scusate, poi dopo lascio il musicante che scalpita. Prima arriva il testo o prima arriva la musica?
Dipende, non c'è una regola fissa per me, guarda. Spesso in questo contesto qui arriva prima il testo e poi la musica. Però arrivano insieme, o prima arriva il testo e scrivi una parte di musica e poi invece nella seconda parte di composizione si inverte tutto, dipende. Quindi diciamo come arriva l'ispirazione, dai. Certo. Musicante aveva una domanda per te, Stefano. Sì, ciao Stefano, innanzitutto non so, faccio un po' l'introduzione perché ti conosco bene, ormai ti conosciamo un pochino anche personalmente. Sì. E mi piace molto dirti che ti apprezzo molto. Grazie, grazie. Grazie. E ti ritengo un ottimo, un grande... cantautore, ottimo cantautore, pare grande. Brutto. Grazie, meglio. Già essere cantautore è tanto. Sì, soprattutto questi tempi essere cantautore. Poi grande. Però io ti ritengo un grande cantautore, quindi dico grande cantautore. Grazie. E senti, sbirciando sulla tua biografia, ho visto che è stato molto importante l'incontro con la scuola romana. Sì. Con Giovanni Del Grillo, con sì. Davide Trebbi. Sì. Mi vuoi parlare un po' di questo incontro e anche della possibile nuova scuola romana? Sì. Quella con, parlo che ne so, di Emilio Stella, Simone Avincola, certo. Jacopo Ratini, questi cantatori romani come te, insomma. Guarda, l'incontro con Scuola Romana, quando io ho incontrato Scuola Romana e ho iniziato a partecipare come ospite, la Scuola Romana era Davide Trebbi e c'era anche Giovanni Del Grillo, che poi è il produttore di Quattro Pagine dai Vent'anni. E sempre in ambito romano, lui è un grandissimo cantautore romano ed è stato il pianista di un altrettanto grande cantautore romano che era Stefano Rosso. E quando l'ho conosciuta io, la Scuola Romana era un palco, era un collettivo musicale, e adesso è ancora di Davide Trebbi e di Edoardo Petretti, anzi sta uscendo il nuovo progetto. E diciamo che quello è stato il salto dall'epoca liceale, quindi quando esci dal liceo e vai in giro con la chitarra, ad un ambiente un po' più serio, nel senso che inizi a farlo un po' come lavoro, che giri, vai nei locali, progetti, pubblicità, promozione. Diciamo che quello è stato un gradino in più. Poi da lì ho continuato da solo, con l'aiuto di Giovanni, con l'aiuto di Davide, e poi adesso è un po' di tempo che giro da solo. E ovviamente col passare del tempo e degli anni, anche se sono pochi perché qui i ritmi sono più che frenetici, ci stanno molteplici ambienti a Roma dove girano i cantautori romani. Uno di questi è l'Asino che Vola, dove ci stanno le serate organizzate da Luigi De Gregori, e una serata è stata intitolata Nuova Scuola Romana col punto interrogativo, chiedendoci: sarà la nuova scuola romana? Cioè, che fine faremo? Capito? Più che altro era quella la cosa. E c'erano Emilio Stella, Simone Avincola, che loro, diciamo, da più tempo che lo fanno, sono più grandi di me, prima di tutto d'età, e stanno in prima linea da più anni, e loro sì, insomma, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti con lei che giriamo e suoniamo. Però è una bella barca, insomma, che sì, naviga in un mare, un grande mare, perché comunque tutti quelli che abbiamo citato, e te naturalmente, scrivete molto bene, cantate molto bene, e riuscite a far arrivare il vostro messaggio, perché avete anche un notevole seguito. Senti, mi ricollego al discorso di Giovanni Del Grillo, che ha prodotto il tuo album, no? Sì. Il tuo album si intitola Quattro Pagine dai Vent'anni, esatto. È un EP. Sì. E nelle illustrazioni ci sono i disegni, insomma, di Alessandra. Esatto. Quindi, no, volevo salutarla innanzitutto perché è qui con noi. Salutiamola che è qua in studio. E poi guardo Federico perché io ho voglia di sentire un brano tratto dall'album. Vediamo se... Assolutamente sì, infatti ci andiamo a sentire. Ricordiamo l'album Quattro Pagine dai Vent'anni. Se non erro c'è anche il sito www.stefanomignaco.it. In allestimento. In allestimento. Però è prodotto da Incoerenze, giusto? Sì, è il marchio di Giovanni. Il marchio Incoerenze del 2014, quindi freschissimo, mi raccomando, penso proprio da acquistare, perché secondo me è consigliatissimo. Prezzo allora, marocchino, 5 euro. A posto, no, straordinario, un applauso per questo. Quattro Pagine dai Vent'anni è l'album di Stefano Mignego. Noi ci andiamo ad ascoltare un estratto, Madonna Mia. E la domanda ovviamente è il titolo. Perché Madonna Mia? È ispirato a un quadro di Munch che si chiama Madonna. Proprio rapido e coinciso. Perfetto. Allora ce l'andiamo ad ascoltare qua nel nostro condominio con molto piacere. Lui è Stefano Mignego e questa è Madonna Mia qua su Radio Roma Futura. Le tenebre sui fianchi e
l'inferno sulla testa, abbracci dai contorni bianchi, sotto il ventre cosa resta? Ma quanti sono i tuoi capelli sulla tua schiena che si piega? Occhi tristi, occhi belli, per una notte non ci prega. Madonna, Madonna mia, hai respiro così forte. Madonna, Madonna mia, piacere e mani contorte. Veste ormai le tolte, dimmi tu di chi sei schiava. Mi baci ancora qualche volta, il tuo peccato non si lava. Sei un ciglio anche consumata, debole donna, troppo umana. Da bere hai vino dannata, tu non sei solo una puttana. Madonna, Madonna mia, siedi stanca sulla porta. Madonna, Madonna mia, la tua bocca tra la gonna corta. Pieghi con gli occhi chiusi come quando limpida non temi. Il tuo orgasmo e i tuoi abusi sono poesie senza freni. Tu sei la rosa che ho distrutto in questa lotta senza pace. Tu sei il mio sogno in lutto che il dolce gemito non tace. Madonna, Madonna mia, tra le tue gambe c'è un sorriso. Madonna, Madonna mia, sei l'ultima lacrima sul mio viso. Madonna, Madonna mia, tra le tue gambe c'è un sorriso. Madonna, Madonna mia, sei l'ultima lacrima sul mio viso. Madonna, Madonna mia, qua su Radio Roma Futura, lui è Stefano Mignago. Siamo appunto con un grande ospite questa sera, dopo aver avuto qui già un artista. Ne abbiamo un grandissimo artista, direi, caro Fabrizio. Certo, un grandissimo, ma un grandissimo artista. Un grandissimo artista che io ho anche notato su YouTube, insomma, sono andato a vedere le sue prestazioni, diciamo. Molto ambiguo. Sì, molto ambiguo, però sì, abbiamo capito. Caso, meglio in un anno oltre. Sì, sì, sì. E senti, quindi ho visto la tua relazione con il pubblico, no? Allora, okay, volevo chiederti appunto com'è la relazione con il pubblico, come ti relazioni a loro e soprattutto che emozione si prova a stare lì davanti a loro, insomma. Allora, fondamentalmente io parto dal principio che quello che faccio è una cosa prettamente popolare. Cioè è la chitarra fatta nei falò e al parco, sul muretto, che però fatta in maniera magari un po' più formale, diciamola così, per una questione di coerenza, sì. E quindi quando qualcuno viene a ascoltare, insomma, le mie canzoni, le mie serate, io mi presento alle persone che vengono come uno che sta sul palco e c'ha qualcosa da dire, quindi è come se ci stringiamo in un salotto, stanno intorno a me, quindi si parla, si scherza, se qualcuno mi vuol dire qualcosa ben venga, se vogliono fare una critica io l'accetto, sono sportivo, quindi non è che... Quindi una relazione un po' amichevole, sì, dai. Sono anche costruttive, sì, le critiche, cioè, a volte, ragazzi, no, anche voglia, quelle negative, secondo me. No, no, infatti, è proprio nella maniera più serena e tranquilla possibile, più familiare possibile.